Ciao a tutti ragazzi, eccomi ancora qui. Stavolta per parlarvi di un prodotto, anzi di un apparecchio per la pulizia del viso. Allora, inizio col dire che da parecchio tempo vedevo comunque in giro recensioni molto entusiaste del Clarisonic in vendita da Sephora. Però il costo di questo apparecchio è di 150 euro. Quindi io sinceramente non me la sentivo di spendere 150 euro prima di comunque conoscere il prodotto, conoscere se funzionasse bene o comunque se su di me avesse degli effetti per cui valeva la pena appunto spendere tutti quei soldi. Quindi quest'anno a Natale ho deciso di farmi regalare praticamente sempre un apparecchio per la detersione del viso, ma non della Clarisonic, perché questo qua che vi farò vedere io costa 50 euro, quindi un terzo di quello originale. Allora, l'apparecchio in questione è questo qua, bellissima di Imetec. Ecco qua, per la detersione, spero che riusciate a vederlo bene, per la detersione del viso. Allora, questa qui è la scatola in cui arriva e al suo interno si chiama Face Cleansing. E oddio, al suo interno ci sono tutte queste cosine. Allora, questo qua è appunto l'apparecchio. Queste qua sono le diverse testine. Questa qui nera è per fare il peel off, quindi ha comunque un'azione molto intensa sul viso e non è da poter utilizzare tutti i giorni perché sennò davvero andate ad irritare la pelle, anche se la vostra pelle non è sensibile, però ha un effetto troppo forte. Questo qua io ad esempio lo utilizzo una volta a settimana, non di più, perché sennò comunque sì, mi fa arrossare il viso. Poi c'è questa testina qua in alto. Invece questa qua è per pelli normali. Ed è questa qui che io utilizzo tutte le sere. Dopo essermi struccata, aver lavato il viso, utilizzo questa testina con sopra un pochino di sapone per il viso, insomma di sapone neutro, e lo passo. Potete stare un massimo di 60 secondi su tutto il viso. Quindi comunque vi rendete conto che basta davvero poco per pulirvi, e nonostante voi vi siate pulite il viso, struccate molto bene, comunque sia, vi renderete conto che dopo aver utilizzato questo apparecchio per lavare via anche tutta le pellicine morte, la vostra pelle sarà davvero davvero morbida. E poi c'è questa qui che è l'ultima testina praticamente. Questa qua è per le pelli sensibili. Io questa qui l'utilizzo invece al mattino, perché utilizzare quella per pelle normale anche al mattino poi mi fa seccare la pelle, e quindi utilizzo questa. Poi ci sono queste altre due testine che sono per praticamente per fare un massaggio o per applicare una crema magari sul viso, insomma non per la pulizia. Allora, una volta che voi aprite la scatola, allora, questo qua è l'apparecchio, questo qua è il pulsante on off, molto semplice, e qui all'interno ci sono le batterie, due batterie stilo semplicissime. Avete una base, ecco qua, su cui eventualmente poterlo poggiare in bagno, e applicare le testine è facilissimo perché si incastrano, e poi voi azionate, questa qui inizia a vibrare. Allora, io vi sto parlando di questo prodotto perché è un prodotto che io davvero vi consiglio. Allora, non so se mai spenderò 150 euro per il Clarisonic, però questo qua della bellissima della Imetec è davvero molto funzionale. Cioè, io ho comunque i pori dilatati del viso, delle imperfezioni, e ecco, utilizzando questo apparecchio comunque sia tutte le sere. E vuol dire anche se io sono comunque, come ho già detto, pigra, 60 secondi insomma riesco a sopportarli e a impiegarli per pulirmi il viso la sera e la mattina.
E utilizzando questo apparecchio, i pori praticamente si puliscono perfettamente, si chiudono, ne ho davvero, non lo so, un terzo di quelli che avevo all'inizio. E probabilmente utilizzando quello magari della Clarisonic, per chi vuole comprare quello, essendo comunque un prodotto di qualità migliore, immagino che l'effetto sia ancora più accentuato. Però per chi non vuole spendere tutti quei soldi, questo prodotto qua è davvero ottimo. Quindi ragazze, compratelo. Perché cioè, 60 secondi la mattina e la sera non sono niente, però i risultati saranno clamorosi. Della Imetec io ho anche altri apparecchietti, oltre alla piastra e altre cosine. Se siete magari interessate, me lo scrivete sotto nei commenti, poi ve ne parlo. E invece volevo chiedere a voi se qualcuno di voi ha il laser a luce pulsata per la depilazione della Imetec. Magari scrivetemi nei commenti se voi l'avete, come vi siete trovati, perché io ho un laser, una luce pulsata da fare a casa di un'altra marca. Magari poi, se vi interessa, ve la faccio vedere. Però adesso quello là ormai è vecchio, vorrei comprarne nuovo, uno nuovo, quello della Imetec. Quindi magari ragazzi, fatemi sapere voi come vi trovate, se comprate questo face cleansing e se avete altri prodotti della Imetec. Un bacio!